E salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guido Tramontano. Anzitutto, buona domenica. Oggi facciamo una lista delle migliori applicazioni per Android a distanza di un mese dall'ultima puntata, nella quale per l'appunto vi diedi un'applicazione bene o male per ogni cosa all'interno del vostro smartphone. Se non l'avete vista, vi invito a vederla tramite o il link qui in descrizione o il link in alto a sinistra. Molto bene ragazzi, oggi le applicazioni di cui andremo a parlare sono davvero numerose, quindi non ci perdiamo in chiacchiere, passiamo al telefono. Fatemi sapere qui nei commenti quale scaricherete, quale già conoscete e magari qualche app nuova, in modo tale che potrò recensirla, ovviamente ringraziandovi pubblicamente, nel prossimo video sulle migliori app per Android. E mi raccomando, non vi dimenticate di lasciare un bel like al video e magari di condividerlo, mi fareste un grande piacere. Quindi ragazzi, si passa subito allo smartphone. Bene ragazzi, la prima applicazione di cui vi voglio parlare è Adobe Scan. Adobe Scan è un'applicazione fantastica perché ci permette di scannerizzare documenti in maniera totalmente automatica. Infatti l'unica cosa che dobbiamo fare è posizionare la fotocamera sopra un documento, esso lo riconosce e verrà ritagliato il documento nel momento in cui scattiamo la foto. Non dovremo farlo manualmente e la cosa sarà fatta anche in maniera molto molto veloce. Infatti è possibile non solo scattare una foto e per l'appunto ritagliarle in maniera automatica, ma anche scattare tante foto in serie. Questo ci permette praticamente di fare tante fotografie, magari di appunti, libri o articoli di testo che ci interessano, e poi salvare il tutto come documenti PDF. Infatti, una volta che apriamo Adobe Scan e posizioniamo un documento all'interno della sua area, vedete come il documento viene riconosciuto e una volta fatta la foto, il documento per l'appunto è salvato in maniera perfetta. La seconda applicazione di cui vi voglio parlare è Audio to Text per WhatsApp. Audio to Text per WhatsApp ci permette di, per l'appunto come dice il nome stesso, convertire le note vocali in testo. Questo è utile quando magari siete a lezione, siete in un posto pubblico, nel momento in cui per esempio vi arriva un messaggio vocale e non potete ascoltarlo, di conseguenza potete, se è urgente, convertire quest'audio in testo in maniera abbastanza fedele perché si utilizza comunque la scannerizzazione vocale di Google e questo ci permette di leggere quello che comunque l'altro utente ci ha inviato per messaggio vocale. Se vi state chiedendo come faccio ad avere il Play Store tutto col tema scuro, non vi preoccupate, ne parleremo in un prossimo video. Questo è un motivo in più per iscrivervi, lasciare un bel like e continuare a seguirmi. Possiamo cliccare all'interno di una nota vocale e di andare a condividerla. Una volta cliccato sul tasto condividi, possiamo cliccare su Audio to Text per WhatsApp e una volta processato l'audio, ecco per l'appunto che ci sarà convertito in testo. La prova è abbastanza fedele, come potete vedere. Avevo detto, questa è una prova, non rispondere, non ti preoccupare. Si è mangiato il qui, probabilmente però non per un problema di applicazione, ma per un problema di WhatsApp che, come sapete, nel momento in cui cliccate su una nota vocale, ci vogliono all'incirca 2 secondi per far sì che l'audio divenga ottimale. Solitamente. La terza applicazione è Clipboard Action. Clipboard Action è un'applicazione straordinaria, molto semplice e molto leggera. Una volta aperta, come potete vedere, le impostazioni sono molto molto semplici. Una volta attivato infatti il servizio, il comportamento delle notifiche, le azioni che possiamo andare a personalizzare, ecco che parte quello che è il cuore dell'applicazione stessa. Possiamo copiare questo testo. Una volta copiato il testo, ecco che per l'appunto spunta una notifica all'interno della barra, data proprio da Clipboard Action, la quale ci permette di fare una serie di cose. Se è un link, ad esempio, di abbreviarlo, di aprirlo, di condividerlo, di cercarlo su Google, tradurlo e tanto altro. Questo è buono perché? Perché una volta copiato, per esempio, un testo da un'app, da un articolo di giornale o qualsivoglia, e si vuole condividere per l'appunto all'interno di un'altra applicazione, lo possiamo fare in una maniera molto più rapida all'interno di questa, senza far sì che una volta copiato dobbiamo andare ad aprire l'applicazione di interesse, selezionare quello che ci serve e poi andarlo a condividere. Qui con un solo passaggio possiamo fare tante tante cose. Un'altra applicazione è Fast Finder. Di Fast Finder non ne posso fare più a meno. Infatti Fast Finder è un'applicazione molto leggera che però resta in background del telefono stesso. È un'applicazione che va posizionata all'interno della home. Io per esempio l'ho posizionata anche, come potete vedere, qui all'interno del pannello Edge del Note. E non solo, perché utilizzando Nova posso richiamare Fast Finder anche cliccando sul tasto Home. Che cosa ci permette di fare Fast Finder? Compare questa barra di notifica in alto e una volta cliccato sulla cosa che ci interessa trovare, per esempio Google, una volta cliccato su Google, ecco che ci escono tutte le applicazioni di Google che ho all'interno del telefono stesso e non solo, perché scannerizza la parola Google anche all'interno delle cartelle. E possiamo cercare la cosa stessa all'interno, per l'appunto, di una di queste applicazioni che dice cerca Google. E questo è una cosa molto utile, perché per esempio quando trovo un documento, lo scannerizzo, lo scarico, posso trovarlo senza andare all'interno dell'archivio in maniera molto semplice tramite questa applicazione. Per esempio Mechatronica,
ho scaricato alcune cose, ho fatto all'interno della nota vocale una registrazione ed ecco che mi dà tutte le cose con la voce meccatronica all'interno del mio dispositivo, a partire dalla musica, quindi quella che è una registrazione vocale, alle cartelle, quindi documenti PDF e Word. Come potete vedere, è un'applicazione straordinaria, intuitiva, molto semplice e davvero veloce, che ci semplifica la vita in una maniera straordinaria. Adesso parliamo di KeepVid. KeepVid è un'applicazione che non si trova all'interno del Play Store e che vi inserisco il link per il download qui in descrizione. Ovviamente è tutto gratuito, lo scaricherete direttamente dal mio Google Drive, quindi ultra sicuro, privo di virus. Una volta scaricata l'applicazione, possiamo, come potete vedere, inserire una serie di social sul quale andare a fare le ricerche. Se clicco su YouTube, posso cercare, non so, me stesso, quindi Guido Tramontano. Una volta cliccato su Guido Tramontano e trovato quel che ci interessa, possiamo far così: cliccare in basso a destra sul tasto scarica e si aprirà un'analisi. Possiamo salvare il video sul nostro smartphone come per l'appunto video stesso o come audio. Questo ci permette di scaricare quindi musica da YouTube, musica da qualsiasi altra cosa, video da YouTube stesso, video da Facebook e quant'altro, perché infatti, come potete vedere in alto nella banda qui che si può vedere, le cose sono davvero tante. Un'altra applicazione di cui voglio parlare è Legend, animazioni per video, anch'essa gratuita. Una volta entrati all'interno dell'applicazione si apre questa schermata. Cliccando su ciao e sul tasto per l'appunto di play, possiamo vedere come al variare per l'appunto dei tasti qui in alto, che ce ne sono davvero tanti, cambia l'animazione di un qualcosa che andiamo a scrivere. Poi ovviamente possiamo personalizzare i colori e quant'altro. Una volta fatto ciò, per esempio, come potete vedere nel momento in cui vi sto parlando, del iscriviti al mio canale fatto proprio con Legend all'interno del vostro schermo, possiamo salvare questa animazione sia come GIF che come video e quindi potete fare un po' quel che volete, addirittura condividerla direttamente anche sia come GIF che come video stesso. Un'altra applicazione è MeWalls. MeWalls è un'applicazione di sfondi molto semplice e gratuita. Una volta aperto, infatti, come potete vedere da queste immagini, ci sono una serie di sfondi divisi anche per una serie di informazioni date dallo sviluppatore stesso. E la cosa principale però qual è? La cosa principale è che sono tutti sfondi che, una volta aperti, divengono in 4K di risoluzione, facilmente applicabili e che ci permettono di animare anche la nostra home al tocco, proprio come sto facendo io. Ossia, quando si scorre tra le pagine della nostra home, l'immagine si sposta da destra verso sinistra e viceversa. Pixi è la prossima applicazione, anch'essa è gratuita e ci permette di modificare le nostre foto come meglio crediamo. Infatti, dopo un certo lasso di tempo, dal quale per l'appunto la pubblicità deve skipparsi, possiamo scegliere un'immagine dal nostro album. Selezionando per esempio questa immagine, non solo possiamo applicare una serie di sticker come meglio crediamo alla nostra foto stesso, modificandone anche ovviamente quelli che sono una serie di parametri qualora si voglia acquistare l'applicazione intera. Possiamo anche scrivere quel che vogliamo modificando lo sfondo e quindi praticamente scrivere modificando quel che si vuole, dalla grandezza, dall'intensità, dalla forma e posizionarla dove si vuole. La cosa molto sfiziosa però non finisce qui. Perché? Perché possiamo anche andare ad applicare quelle che sono le emoji e infine applicare filtri fotografici molto carini. E quindi questa, diciamo, è un'applicazione che va bene per tutti gli utenti che adorano far foto modificandole, magari per social quali Instagram, Facebook e le loro praticamente storie ormai più virali che mai. La prossima app è Universal Copy. Universal Copy è anch'essa un'app gratuita che ci permette per l'appunto di copiare testo dove non si può. Una volta infatti attivata l'applicazione stessa, riusciamo a copiare il testo da applicazioni che magari non lo consentono. Vi faccio vedere un esempio. Andando per esempio in questa applicazione, come potete notare da quel che sono i tocchi sullo schermo, se tengo premuto all'interno del testo, il testo comunque non mi dà la possibilità di essere copiato. Però qui interviene Universal Copy, che è possibile praticamente applicare anche nel menu a tendina delle nostre notifiche. Infatti, come potete vedere sempre in alto a destra, c'è la scritta Copy Mode, che è scaturita proprio dall'app Universal Copy. Cliccando su Copy Mode, Copy Mode inizia a scannerizzare la pagina e cliccando sul testo riusciamo a copiarlo, modificarlo o condividerlo, qualora si voglia, dove vogliamo, in maniera molto semplice ed intuitiva, anche perché la copia è scannerizzata in una maniera a dirsi poco perfetta. La penultima app è Timbre. Timbre ci permette di modificare tutti quelli che sono file audio e video a seconda di queste impostazioni che potete leggere nello schermo, quindi unire due file audio, tagliarli, convertirli,
ometterli, dividerli, modificare il bitrate, è la stessa cosa anche per video. E non solo, infatti nei video si possono addirittura estrarre fotogrammi, creare delle GIF, modificare la velocità del video stesso o convertire da un formato all'altro. Quindi, davvero un'applicazione completa, gratuita, con pubblicità poco invasiva, se non quasi assente, e che vi consiglio assolutamente di scaricare. L'ultima applicazione è Stylish Text. Questa applicazione ci permette di giocare un po' col testo, modificandolo a nostro piacere. Infatti, cliccando ad esempio su Ciao a tutti, possiamo scegliere in uno di questi formati, e ce ne sono davvero tanti, credetemi, come potete notare, il testo da condividere. Per esempio, cliccarlo qui e selezionare l'app da condividere. Quindi clicco su me stesso in Telegram ed ecco come ultimo messaggio Ciao a tutti scritto in quel modo. Ma non finisce qui perché? Perché se per esempio clicco sull'attivazione di Stylish Text all'interno della copia di testo, allora possiamo per esempio cliccare su un preferito e l'ultimo preferito ci sarà selezionato ogni qualvolta scriviamo. Esempio. Di app, cliccando in questo bottoncino che potete vedere essere uscito dopo aver attivato Stylish Text, ecco che si modifica il testo ogni qualvolta noi vogliamo, quindi in maniera molto semplice e gratuita. Benissimo ragazzi, anche quest'oggi siamo giunti al termine del nostro video. Spero che il video vi sia piaciuto. Non vi dimenticate di farmi sapere qui nei commenti qualcosa su quello che avete visto, scaricato o che potrei scaricare io per le prossime volte. Quindi commentate, lasciate sempre un like, mi raccomando, e non solo, sempre in descrizione del video vi ricordo potete trovare sempre il link per la mia pagina Facebook o per il mio gruppo Telegram nel quale siamo diventati all'incirca 300 in sole 2 settimane. Davvero una bella soddisfazione, non si fa altro che parlare di tecnologia, condividere notizie, offerte e dunque vi invito ad entrarci se ancora non lo avete fatto. Ci vediamo come sempre giovedì, mi raccomando un saluto a tutti e buona domenica, ciao!